Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Il patrimonio archeologico sottomarino è all'attenzione dei carabinieri, l'area della Costa degli Dei è la più ricca di reperti archeologici in Calabria. Sentiamo. Il successo della prima edizione della Giornata Nazionale del Mare, che come in gran parte d'Italia si è tenuta anche a Vibo Valentia, nello splendido scenario del Museo Archeologico, ha rappresentato un'importante occasione per affrontare tematiche di notevole interesse, perché non c'è dubbio che i nostri mari, ed in particolare la fascia tirrenica, prima fra tutte quella che non a caso è conosciuta con il nome di Costa degli Dei, custodisce ancora oggi un patrimonio storico, artistico e archeologico di straordinario valore. Parliamo di un settore che produce il 5% del PIL dell'Unione Europea e può ancora dare tanto se lasciato in mano agli esperti e tolto dalle grinfie di speculatori e traffici illeciti. La Calabria è una delle regioni sicuramente con un patrimonio e giacimenti archeologici elevatissimi, numerosissimi, e purtroppo quindi attrae l'attenzione anche dei delinquenti, della malavita organizzata. Le coste calabresi sono ancora in pratica sicuramente oggetto di depauperamento da parte di soggetti che vanno a cercare in pratica i reperti archeologici in mare, ma tutta la zona di Vibo insomma è una zona che ci interessa particolarmente sotto aspetto archeologico. Sicuramente gli archeologi marini fanno un lavoro molto importante e insomma noi collaboriamo e loro collaborano con noi quotidianamente quasi in questo settore che, ripeto, ci tiene particolarmente impegnati. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo.